passare alla seconda, al secondo intervento di Alberto Mainardi, monaco nella comunità di Bose, che fa parte del comitato scientifico dei convegni ecumenici internazionali di spiritualità ortodossa, organizzati proprio nel monastero di Bose, di cui ha curato l'edizione degli atti fin dalla loro nascita nel 1994. Si è occupato di storia della Chiesa russa, di spiritualità ortodossa e di ecumenismo, pubblicando numerosi articoli in Italia e all'estero. Ha curato poi l'edizione italiana di alcuni classici della letteratura spirituale romena, ma anche della poesia e della letteratura russa, ad esempio l'edizione del 2005 dei racconti di un pellegrino russo. E si è occupato poi approfondendo anche opere poetiche sempre del mondo russo e orientale. A lui abbiamo chiesto un intervento sul ruolo che la preghiera gioca nel processo ecumenico, di cui ci esporrà le linee di evoluzione storica e la problematica teologica. Grazie e grazie per l'invito a questa conferenza, seminario di approfondimento sul tema della preghiera difficile. E l'icona, l'immagine della locandina è anche un modo molto espressivo per entrare nel tema della preghiera ed ecumenismo, la pala di Mantegna San Zeno, questo particolare della preghiera nel Getsemani, mostra una sola persona che sta pregando, è il Cristo in preghiera al Padre, mentre i discepoli dormono, ciascuno per conto suo, mentre si avvicina sulla sinistra il traditore con i soldati. C'è un punto nel Vangeli, che è il capitolo 17 del Vangelo di Giovanni, in cui c'è una preghiera di Gesù, la preghiera che gli esegeti poi hanno chiamato la preghiera sacerdotale, ma che richiama già un modo di definirla nei padri, in cui è legato molto strettamente il tema della preghiera e il tema dell'unità dei cristiani. Anzi, l'unità dei cristiani è l'oggetto della preghiera che Gesù Cristo stesso fa al Padre. Giovanni 17, 19, 21, per loro io santifico me stesso, perché siano anch'essi santificati nella verità. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me, perché tutti siano una cosa sola. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Ecco, per introdurre questa riflessione e anche comune riflessione sul tema di ecumenismo e preghiera, vediamo che l'unità dei cristiani non è un punto di partenza scontato, non è una realtà data, ma è l'oggetto di una richiesta di Gesù al Padre. È una preghiera che invoca l'unità come un dono, che siano una cosa sola. L'ecumenismo è quel movimento che, almeno dall'inizio del XIX secolo, i cristiani si scoprono in peccato, in separazione e soprattutto in disaccordo da questa preghiera che Gesù fa al Padre, che tutti siano una cosa sola. La richiesta dell'unità non è una opera di accordo umano, ma è un
dono invocato da Gesù stesso, dal Padre. Quindi nel momento fondativo stesso della Chiesa questa unità è sempre messa in pericolo e realmente vivono le Chiese che non sono capaci di esprimere un'unica tavola eucaristica. Come sapete non c'è ancora la piena comunione tra ortodossi, cattolici e protestanti. Per cercare di venire a capo di questo paradosso, ma anche di come questo paradosso ci introduce meglio nel contenuto della preghiera cristiana e ci aiuta anche a capire che cos'è la preghiera come evento di comunione, faremo quattro momenti, quattro tappe. Una, sinteticamente, qual è la situazione attuale del pregare tra cristiani, in modo tecnico, poi cos'è la preghiera ecumenica. E poi vedremo un po' come si è evoluta questa preghiera ecumenica tra i cristiani, grosso modo negli ultimi 100 anni, cioè nel momento in cui è rinato il movimento ecumenico come consapevolezza di questa discrepanza tra la prassi delle chiese e la preghiera di Gesù, il comando di Gesù che siano una cosa sola. Questa ricostruzione storica ci metterà di fronte anche a alcuni movimenti, alcune svolte teologiche e di pensiero che sono avvenute sia all'interno della Chiesa Cattolica sia nelle altre chiese, e ci permetterà di concludere con alcune riflessioni su il problema ermeneutico: chi prega, che cosa fa quando prega, quando i cristiani pregano insieme, e alcune prospettive come ultimo punto per il futuro. Quattro anni fa ricorreva il centenario di una iniziativa molto importante per l'ecumenismo, una settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. L'allora presidente del Pontificio Consiglio per l'Unità dei Cristiani, Walter Kasper, parlava in quell'occasione di un punto di svolta per l'ecumenismo, che avrebbe dovuto ritrovare lo slancio iniziale, doveva ritornare a un ecumenismo spirituale. Questa espressione, ecumenismo spirituale, è un'espressione che troviamo nei documenti del Concilio Vaticano II, Unitatis Redintegratio Grazio 8, che non vuole indicare un ripiego rispetto ai vicoli ciechi in cui si sono trovate le chiese anche nel dialogo teologico, ma individua proprio nella preghiera il necessario radicamento anche della ricerca teologica che vuole ottenere un consensus ecumenico. L'ecumenismo spirituale è una spiritualità della preghiera che ha il suo fondamento nella preghiera stessa di Cristo, che chiede al Padre l'unità dei credenti in Lui. Ecco, è proprio in realtà questa preghiera comune tra i cristiani che è messa oggi in discussione, non solo da alcuni all'interno delle diverse chiese, gruppi più fondamentalisti o contrari al movimento di avvicinamento con le altre chiese, ma anche all'interno dello stesso movimento ecumenico. Dagli anni 90 una parte delle chiese, membro del Consiglio Ecumenico delle Chiese di Ginevra, ha espresso un crescente disagio rispetto ad alcuni aspetti del culto negli incontri ecumenici, cioè nella preghiera che fanno insieme i cristiani. Tant'è vero che nella carta ecumenica in Europa è rimasta una clausola che dice: in alcune chiese permangono delle riserve dovute alla tradizione nei confronti delle preghiere ecumeniche comuni. Ecco, alcune di queste riserve, per esempio, sono state espresse da parte ortodossa un teologo americano, peraltro egli stesso per molti anni membro dello staff del Consiglio Ecumenico delle Chiese, Peter Guttenef,
diceva, cito, le nostre preghiere sono radicate nella teologia, il ritmo dei nostri uffici è per noi vitale. Le celebrazioni ecumeniche o interconfessionali costituiscono di loro natura un'impresa artificiale. Consistono a porre a fianco preghiere e riti che non sono stati fatti per essere utilizzati insieme. Il risultato, appunto, è un sentimento di estraniamento. Nessuno in realtà può aderire pienamente a queste preghiere. Butenef auspica perciò un ritorno alle preghiere e celebrazioni confessionali, cioè gli ortodossi celebreranno una liturgia ortodossa, i cattolici una preghiera su un vespro cattolico, i protestanti un sermone protestante e parteciperanno gli uni alla preghiera degli altri. La preghiera non è neutrale rispetto alla tradizione teologica e spirituale di cui è parte. La massima della Chiesa antica, che collocava in una corretta prassi liturgica di preghiera l'esatta confessione della fede, la legge, il modo in cui noi preghiamo, stabilisce anche il modo in cui noi crediamo, è allora il presupposto ermeneutico che orienta anche la precomprensione che ogni tradizione cristiana ha della propria preghiera. Tuttavia, possiamo dire che la tradizione di quelle chiese che, per esempio, come la Chiesa Cattolica e la Chiesa Ortodossa, legano molto strettamente liturgia e teologia, non deve essere irrigidita. Bisogna far notare che, se è vero che ci sono delle specificità di ciascuna tradizione e confessione cristiana, tuttavia i cristiani pregano insieme proprio perché il cammino ecumenico, anche negli ultimi 100 anni, ha permesso loro di scoprire, di essere già uniti in quegli elementi fondamentali di ogni preghiera comune: la glorificazione di Dio Trinità, il Padre Nostro, la lettura del Vangelo, la confessione di fede, la preghiera di intercessione, con l'accompagnamento di gesti simbolici che possono parlare a tutti. Se noi preghiamo insieme, scrive il domenicano Bruno Chenu, è perché conosciamo il grado di unità già esistente tra noi sulla base del battesimo. È vero che ci sono delle tradizioni specifiche, ma è vero che c'è già un'unità, quindi la preghiera non cade nel vuoto, è una preghiera che riconosce l'unità già esistente. A questo proposito è importante una distinzione che faceva già notare alla vigilia, subito all'indomani del Concilio, in un articolo apparso nella rivista di Tese Verbum Caro, una rivista che raccoglieva soprattutto anche interventi volti alla riconciliazione tra le chiese, il vescovo Eichele, che diceva che la preghiera per l'unità non è la preghiera per qualcosa che non c'è ancora. In tedesco c'è una distinzione nel pregare per una cosa che non esiste e pregare per una cosa che già c'è, come quando una madre prega per il suo figlio, non prega per avere un figlio, ma se il figlio già c'è, prega per lui, perché cresca, perché sia felice, perché sia nell'abbondanza di vita. Ecco, pregare per l'unità era questo Beten für, pregare perché si dilati, perché diventi sempre più visibile quell'unità che già c'è in nuce nel battesimo, abbiamo elencato prima alcuni elementi, nella confessione di fede in Cristo. E non è un beten pregare per qualcosa che non esiste, che leghi dall'esterno delle realtà completamente separate. Però abbiamo visto che ci sono dei disagi, li ha espressi
Peter Butenev, li esprimono spesso anche altre chiese, verso una realtà di preghiera che magari è sentita come artificiale. In effetti esiste un rischio, che è quello di considerare l'ecumenismo semplicemente come un modo cortese di rapportarsi tra i cristiani. Può esserci un rischio anche dietro il termine di ecumenismo spirituale, che dietro la facciata di un'apparente sottomissione all'azione dello Spirito Santo nasconde l'illusione di camminare senza gli altri cristiani, accontentandosi di un ecumenismo nutrito di cordialità, di solidarietà, di rispetto reciproco, ma privo di una vera ricerca della comunione visibile, quella per la quale ha pregato lo stesso Gesù alla vigilia della sua passione. Quest'ultima frase è una citazione da un intervento di Enzo Bianchi a un convegno su liturgia ed ecumenismo dei professori italiani di liturgia. Ecco, allora, per cercare di vedere come è possibile una reale preghiera ecumenica, distinguiamo alcuni significati che può avere questa accezione e poi vediamo alcuni momenti salienti della sua storia recente. Preghiera ecumenica si può intendere la preghiera di domanda per l'unità dei cristiani. Questa in realtà è sempre stata presente all'interno di ciascuna chiesa, come anche la preghiera di intercessione gli uni per gli altri. Più problematica diventa la partecipazione dei cristiani, come terza accezione, alla preghiera gli uni degli altri. Per esempio, per un protestante può essere problematico partecipare a una preghiera dei cattolici che fanno una novena alla Madonna. Evidentemente c'è uno stridore tra quella che è la coscienza della fede di una tradizione, di un cristiano, rispetto alla sensibilità di un'altra confessione. E poi c'è la preghiera interconfessionale fatta insieme, come è la preghiera, per esempio, che avviene negli incontri ecumenici, di cui poi parleremo un attimino più in dettaglio. Ma bisogna tenere presente, e lo ricordavamo all'inizio, che il punto culminante, la fonte, ma insieme anche la norma che dà la forma a ogni preghiera cristiana, che è insieme ascolto, rendimento di grazie, lode, confessione, è proprio l'Eucarestia. La condivisione della mensa eucaristica è anche il fine a cui tende la fatica di una quotidiana preghiera per l'unità. E recentemente il gruppo di Dob, questo gruppo misto cattolico-protestante di studio, ha licenziato un documento dedicato al Padre Nostro, è stato pubblicato dal Regno l'anno scorso, e proprio nella premessa diceva: come accontentarsi di una tappa, il pregare insieme il Padre Nostro, mentre tutto il dinamismo esige che il movimento intrapreso arrivi al suo traguardo? Pregare insieme il Padre Nostro non può essere un alibi per non andare oltre. Nasce da una logica che troverà compimento soltanto nella comunione a uno stesso corpo eucaristico. Ma il pregare insieme di cristiani diversi non è stato sempre così scontato negli ultimi 100 anni. Vediamo alcuni momenti di questa evoluzione. E lo vediamo senza ricordare tutti i precedenti di una preghiera tra cristiani insieme, che nascono spesso in ambiente protestante, tra gli episcopaliani negli Stati Uniti, nell'interno della Chiesa anglicana. Ci soffermiamo su un'iniziativa, ricordate anche l'inizio, quella dell'unità di preghiera, della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, che è stata lanciata, tra virgolette, nel 1908 da un prete episcopaliano americano, Paul Watson, fondatore con una religiosa Lurana White della comunità francescana dell'espiazione. L'anno successivo
entrambi sarebbero passati alla Chiesa Cattolica insieme alla nuova fondazione, ma l'idea che avevano inizialmente proposto venne accolta anche in ambito non solo cattolico, ed era quella di pregare per un ottavario per l'unità dei cristiani. Le date erano dal 18 gennaio, festa della cattedra di San Pietro, al 25 gennaio, festa della conversione di San Paolo, la settimana che ancora oggi è dedicata alla preghiera per l'unità, un'iniziativa che fu incoraggiata dai vari pontefici, da Pio X a Benedetto XV, a Pio XI, e che tuttavia, per come era pensata, era soprattutto l'idea che, pregando per l'unità dei cristiani, gli altri cristiani ritornassero nella Chiesa Cattolica. Era un po' l'idea del ritorno, che gli anglicani diventassero cattolici, che i protestanti ritornassero cattolici, che gli orientali dissidenti da Roma riconoscessero l'autorità del Papa. Maurice Villene diceva che era una sorta di crociata per la conversione dei non cattolici. Questa iniziativa continuò e fu radicalmente ripensata nel 1935 da un prete di Lione, Paul Couturat, che si accorse che avrebbe dovuto cambiare fondamentalmente di carattere, cioè non doveva essere una preghiera per il ritorno dei non cattolici, ma doveva essere una preghiera che ogni cristiano poteva pregare. E l'intuizione di Paul Couturier è stata quella di spostare il problema teologico a un problema, lui lo chiamava, psicologico. Cioè, c'erano teologi anche protestanti come Karl Barth, che diceva: non è possibile pregare insieme, se noi facciamo un ecumenismo che annulla le differenze, noi tradiamo la nostra fede. C'era una sorta di non possumus che metteva nella coscienza del cristiano che si sentiva di tradire la sua chiesa, la sua convinzione, se pregava in un modo che non era conforme al suo credo. Ma Paul Couturat dice: mettiamo tra parentesi queste divergenze. Noi confessiamo, anzitutto, primo punto, il nostro peccato, che è una cosa oggettiva. Siamo divisi, quindi siamo in contraddizione col Vangelo. Questo tutti lo ammettono. Non entriamo nel dibattito teologico di vedere chi ha più ragione, ma questa confessione davanti al Signore, ciascuna confessione cristiana la può fare. E poi la necessità che questa preghiera possa essere fatta da tutti i cristiani, cioè che sia una ecumenicità di umiltà, cito, di preghiere, di penitenze indipendenti ma convergenti. Ecco, questa formula un po' politica gli consentiva di dire: ciascuno prega in modo indipendente dagli altri, ma con lo stesso fine. Lo stesso fine sarà, terzo punto, quello di attuare l'unità così come l'ha voluta e l'ha domandata nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, allora, ricongiungere questa preghiera di ciascun cristiano alla preghiera di Cristo al Padre per l'unità. Ecco, in questa preghiera tutti i cristiani potevano ritrovarsi. E questa idea di Paul Couturier poi si è legata con un fitto scambio di lettere, contatti ecumenici con tutte le altre confessioni cristiane. Nell'articolo in cui presenta questa iniziativa sulla Revue Apologétique del 1935, lui mette anche una lettera del metropolita Eulogio, che era il metropolita dei russi della diaspora a Parigi. Diventa anche un momento di incontro, un lavoro di conoscenza gli uni degli altri, e presuppone anche alcune esperienze molto reali di preghiera, vita insieme. Per esempio quella che ha avviato nel 1925 Don Lambert Baudouin a Damet-sur-Loise, una piccola comunità di monaci benedettini che
hanno l'idea di pregare per l'unità, non l'unità come era intesa ancora nella Chiesa Cattolica in termini di uniatismo, cioè di prendere una parte delle altre chiese e farle aderire a Roma, che spesso avevano però causato degli scismi nelle chiese, soprattutto dell'Oriente, ma pregare affinché gli ortodossi siano sempre più fedeli al Vangelo, affinché i cattolici siano sempre più fedeli al Vangelo, e anche in una scuola di preghiera. Questo monastero, che poi sarà trasportato a Certogne, pregava in rito sia latino sia bizantino, pur mantenendo le differenze di confessione. Scriveva Lambert Baudouin: siamo realisti, il lavoro presente alla portata di tutti ha per fine di operare attraverso un lavoro personale fervente questo riavvicinamento spirituale degli spiriti e dei cuori. Conoscere, comprendere, stimare, amare i nostri fratelli separati, pregare con loro per la concordia delle sante chiese. Una preghiera comune. Veniva spostato il fine in avanti, non era il fine di far rientrare i fratelli separati in una chiesa, quindi un fine verso il passato, ma un fine verso il futuro. E sarà proprio questa, ci sono anche altri interventi di teologi ortodossi di quel tempo, uno molto bello in particolare di Sergei Bulgakov, grande teologo ortodosso russo della diaspora, rettore dell'Istituto Saint-Serge di Parigi, che proprio delegato all'Assemblea Prima Conferenza Mondiale di Fede e Costituzione a Losanna, dirà che già nella preghiera, nell'ascolto della parola di Dio, nella vita spirituale, nei sacramenti, c'è un'unità della Chiesa misteriosa che ancora noi non vediamo. La percezione di una comune esperienza spirituale, di un'unione in Cristo, nella conferenza di Losanna, 1927, raggiunse un livello di tensione straordinario. Per tutti era chiaro che stava accadendo qualcosa al di sopra e al di là di tutto quanto era stabilito nelle relazioni e nella risoluzione. C'è un evento della preghiera, di quando i cristiani pregano insieme, che va al di là delle stesse soluzioni teologiche che ancora sono disponibili per quel momento. E qui arriviamo al punto di alcune conclusioni più sul piano teologico e spero anche sul futuro. La grande svolta, almeno per la Chiesa Cattolica, nell'ecumenismo è avvenuta con il Concilio Vaticano II. Ma il Concilio Vaticano II non nasce dal nulla. Nasce proprio dagli sforzi di tutte queste persone, questo monastero invisibile, lo chiamava Paul Couturier, per esempio dell'iniziativa della settimana per l'unità dei cristiani, guardata anche con molto sospetto da parte della gerarchia, c'erano state anche molte condanne. Lambert Baudouin era stato allontanato per 20 anni dalla comunità che lui aveva fondato. Papa Giovanni però, quando era nunzio in Francia, andava molto spesso a Certogne. A Certogne si incontravano ortodossi, si incontravano molti di quelli che saranno poi gli osservatori al Vaticano II. Il contributo di teologi ortodossi, abbiamo ricordato Bulgakov, possiamo ricordare ancora Eldokimov, Florovsky, pur su posizioni diverse, era anche un lavoro preparatorio a quella sensibilità ecumenica che nasce con il movimento ecumenico e che un po' alla volta viene presa anche nella Chiesa Cattolica. Nel Concilio, il documento che ho citato all'inizio di Unitatis Redintegratio dirà che al numero 8, e questa è una sorta di riconoscimento pieno del lavoro di Paul Couturier, parla della conversione del cuore, della santità di vita,
insieme con le preghiere private e pubbliche per l'unità dei cristiani, devono essere considerate come l'anima di tutto il movimento ecumenico e si possono giustamente chiamare ecumenismo spirituale. È infatti consuetudine per i cattolici di recitare insieme la preghiera per l'unità della Chiesa, con la quale ardentemente, alla vigilia della sua morte, lo stesso Salvatore pregò il Padre che tutti siano una cosa sola, ancora Giovanni 17:21. Ma la posizione di Unitatis Redintegratio va letta alla luce di un altro importante testo del Vaticano II, Lumen Gentium, il numero 8. Il passo è conosciuto, è la Costituzione dogmatica sulla Chiesa, e c'è tutta un'analogia sulla Chiesa come corpo divino umano, e dopo aver definito questa Chiesa come non dissimile al verbo divino, che indissolubilmente anche ha indissolubilmente assunto la natura umana, l'organismo sociale della Chiesa serve allo spirito di Cristo che la vivifica per la crescita del corpo, e questo è il punto. Questa, dice Lumen Gentium 8, è l'unica Chiesa di Cristo che nel simbolo professiamo una, santa, cattolica e apostolica, e che il Salvatore nostro, dopo la resurrezione, diede a pascere a Pietro, eccetera, eccetera. Questa Chiesa, in questo mondo costituita e organizzata come società, sussiste, subsistit nella Chiesa cattolica. Anche se al di fuori del suo organismo ci sono parecchi elementi di santificazione e di verità che spingono verso l'unità cattolica. Quindi riconosceva che l'unica Chiesa di Cristo sussiste, è presente nella Chiesa cattolica pienamente, ma questo riconoscimento non è esclusivo degli altri. Il modello che c'era prima era che la Chiesa cattolica è l'unica Chiesa di Cristo. Quindi se uno non è totalmente cattolico non è niente, cioè non c'erano, come dire, vie di mezzo. Invece questa svolta ecclesiologica è quella che dice: beh, allora possiamo pregare insieme, perché ci sono elementi di verità, di santificazione, che spingono verso l'unità. Allora c'è un'unità che ci precede e che è fonda anche la nostra preghiera verso l'unità. E veniamo brevemente ad alcuni momenti più pratici. L'evoluzione poi nel postconcilio fa tesoro chiaramente della svolta conciliare, l'incontro a Gerusalemme nel 64 tra Atenagoras e Paolo VI avviene nella preghiera comune. Ormai è un modo riconosciuto quello di poter pregare insieme. Ma allora, perché esistono ancora questi disagi, questi momenti di resistenza? Evidentemente c'è ancora del cammino da fare per trovare una forma comune di preghiera tra i cristiani. Quello che è probabilmente importante è trovare non tanto una formula a tavolino della preghiera ecumenica, anche se qui sono stati fatti molti progressi. Dal 68 voi sapete che la preghiera per l'unità, che prima era organizzata separatamente da cattolici e dalle altre chiese, viene organizzata insieme dal Pontificio Consiglio per l'Unità e dal Consiglio Ecumenico delle Chiese, che raccoglie tutte le altre chiese, almeno quelle che vi aderiscono, ortodossi, protestanti, diverse denominazioni, e preparano insieme, sulla base di materiale dato da gruppi locali, i temi biblici scritturistici per la settimana dell'unità. Ma
voi capite bene che per essere una preghiera dell'unità, del raccoglimento, del raduno, non è sufficiente pregare in modo esclusivo solo in una settimana, ci vuole anche un ritmo di preghiera continuo. Allora probabilmente la conversione da fare è che ogni preghiera abbia una qualità sempre più ecumenica, che ci sia, cioè, in ogni dinamismo della preghiera l'attenzione alle altre chiese, non tanto un minimo comune denominatore, ma un massimo di tensione verso l'unità. E accennava prima Don Gianfranco Venturi il problema della riforma e della preghiera dell'ufficio delle ore, cioè la preghiera mattino, mezzogiorno, sera, ritmata nei monasteri nelle ore canoniche. Tra le altre comunità che hanno raccolto l'appello, la sfida, una preghiera ecumenica, anche un cammino per l'unità, la comunità di Bose ha proposto una liturgia delle ore che è ecumenica, non nel senso che è avulsa da ogni tradizione, ma una liturgia delle ore che possa essere pregata da cristiani delle diverse confessioni. La sua struttura si colloca all'interno della tradizione liturgica occidentale, per evitare degli ibridi o delle cose che sono fatte artificialmente per un'occasione. Abbiamo sentito l'obiezione del teologo ortodosso all'inizio, Peter Buten. Non è costruita a tavolino, scrive Enzo Bianchi nella prefazione alla terza edizione, ma è generata dall'assiduità amorosa con la scrittura che contiene la parola di Dio. È un contributo che intende offrire delle preghiere che appartengono al tesoro liturgico delle chiese e che nella parte ecologica, cioè delle preghiere litaniche, attinge alle fonti delle chiese cattoliche, bizantine, ma anche della liturgia riformata, della liturgia anglicana. E ha quindi una organizzazione all'interno della struttura latina dell'ufficio monastico, anche perché appunto è una preghiera di una comunità monastica, ma è aperta al contributo delle altre confessioni e attenta quindi a questa dimensione ecumenica. La sfida allora per il futuro, dopo che il movimento ecumenico ha ormai messo in modo irreversibile, almeno per la Chiesa Cattolica, sono le espressioni dell'Utunum Sint, la Chiesa sul cammino dell'unità, sarà quella di una assunzione dell'alterità e della diversità che non apre al relativismo, ma che in ogni incontro accetta il confronto con l'altro e lo apre al terzo che dà veramente la salvezza, Gesù Cristo, il Kyrios, il Signore. È infatti il Kyrios che fa stare insieme mentre distingue, che accomuna mentre personalizza e che tutti conduce verso il regno del niente, verso quel regno che chiediamo nella preghiera e che è veramente il punto di unità di tutti i cristiani. Alla domanda, Giovanni XXIII è santo? È stato fatto santo? Ecco, è un po' indietro. Prima bisogna far santi qualcuno. No, era perché mi chiedo se magari queste partecipazioni, ecco, ad altre preghiere, ma poi anche un atteggiamento, non denoti insomma in sostanza che non è tanto la Chiesa o le Chiese che nella loro globalità vogliono o non vogliono stare insieme o fondersi o chiamiamole come vogliamo, ma
la resistenza sta, insomma, nelle gerarchie, nelle alte gerarchie. È difficile dare una risposta. Indubbiamente c'è una resistenza umana e c'è un momento di timore, di paura, e c'è però anche questa possibilità di far avanzare le cose, quindi è un po' come dire, da un lato per la Chiesa Cattolica, almeno come la vedono gli altri cristiani, la pietra d'inciampo è proprio il papato, e sicuramente crea molte difficoltà all'unità, almeno nel modo in cui è stato pensato e viene esercitato nel secondo millennio. Però è anche una risorsa per la Chiesa Cattolica, perché grazie al papato è stato possibile il Concilio Vaticano II, questo dinamismo che ha immesso. È vero che quando alla vigilia del Concilio c'è stato anche uno scambio di lettere tra Atenagoras e Paolo VI, e Atenagoras era, in una lettera molto accorata, scriveva: il calice è pronto, io lo tengo in mano. Lui era pronto alla comunione eucaristica. E lì forse Paolo VI ha avuto paura, è stato consigliato anche in senso della prudenza, anche da esperti cattolici che avevano paura che questo passo creasse degli scismi nella Chiesa ortodossa. Insomma, è difficile capire il dinamismo. Adesso sicuramente la situazione non è solo delle gerarchie, nel senso che dopo il crollo del comunismo abbiamo anche dei cristianesimi a due velocità, non solo dal punto di vista dogmatico o di aggiornamento ecumenico, ma anche di cultura. Quindi la ripresa del cristianesimo nell'Europa orientale, per esempio in Russia, è un cristianesimo che per tanti versi non è contemporaneo a noi come formazione teologica, come sviluppo. Ci sono posizioni di Sergei Bulgakov e di altri autori russi degli anni 20 che sono molto più avanzate rispetto a quelle attualmente sostenute nelle accademie teologiche di Pietroburgo o di Mosca. Quindi scontiamo anche questo momento storico di ripiegamento confessionale, la Chiesa che si ricostruisce, che si ritrova in un panorama di grande disorientamento, parlo per esempio per la Russia o l'Ucraina, come prima risorsa non va in uno slancio verso l'unità, anche perché vede magari nella Chiesa Cattolica un atteggiamento di ostilità, di concorrenza, giocano molti pregiudizi, e allora più facilmente si ripiega verso il confessionalismo. Quindi viviamo in questo tempo di che si vede per esempio anche nell'esitazione verso la preghiera comune, che 20 anni fa era molto meno problematica, e quindi adesso noi partiamo invece da un dato che si può andare avanti ma si può anche tornare indietro. Sì, poi c'è il mondo anglicano, ma questo è vero. Noi siamo tornati indietro. Per chiedere una cosa, perché è molto interessante il percorso che è profilato e che porta una sorta di proposito comunque della situazione attuale interessante, e volevo capire meglio, nel senso che mi sembra che in un primo momento il passaggio in qualche modo da un'idea forse più ideale che altro di un ecumenismo della preghiera a un'idea di preghiera per ecumenismo, nel senso che si sostituisce una vera e propria preghiera condivisa dalle diverse confessioni a una preghiera per una ipotetica condivisione delle confessioni, quindi una sorta quasi di metapreghiera. Cioè, allora mi chiedo se si può fare un passo oltre, cioè, questo va bene, sarebbe sostanzialmente mettere al centro la preghiera per l'unità dei cristiani, che ciascuno, anche se a fatica, probabilmente è arrivato ad accettare e mettere in posizione importante. È solo questo o invece si va veramente oltre? Per andare veramente oltre probabilmente c'è bisogno di accettare da parte di ciascuno una confessione di fare dei passi indietro, magari pensando che poi c'è un passo in avanti nei confronti, perché si va verso l'unità, però passi indietro rispetto ad alcuni
cardini, perché gli elementi che distinguono le diverse confessioni, almeno le tre principali, e non sono elementi minori. Il Papa, per esempio, per i cattolici, la struttura ecclesiologica di un certo tipo, per i cattolici l'irresistibilità della fede, per esempio nel caso di alcuni, poi non tutti protestanti, eccetera, sono dettagli, sono piuttosto l'essenza che qualcosa che... Allora mi chiedo se non si deve, per fare un passo ulteriore, semplicemente il fatto di mettere al centro una preghiera per l'unità, se non ci deve essere proprio la condizione di fare un passo indietro, di fare come dire, un gesto di speranza, nel senso di dire verrà probabilmente non da noi, non dalla credenza profonda nella propria confessione attuale, la possibilità di un'unità. E in questo, se rispetto a questa necessità di un passo indietro, non ci sia per il cattolicesimo qualcosa di un po' particolare in più, perché il cattolicesimo rispetto agli altri si è appropriato, diciamo, della specificità cattolica, che vuol dire proprio universale, per cui il cattolicesimo in più, oltre a evidentemente ammettere di poter fare in futuro qualche passo indietro su alcune questioni centrali al momento della sua confessione, deve anche non dismettere il cattolicesimo nel senso del carattere universale, ma ammettere che questo carattere non è suo appannaggio esclusivo, il che non so se il cattolicesimo l'ha fatto o intende farlo. No, rispondo in tre momenti. Il primo, forse non è risultato abbastanza chiaro. All'inizio avevo fotografato un momento di disagio attuale, che è un ritornare indietro rispetto a un cammino che si era fatto, almeno ai miei occhi, con il concilio dopo. Diciamo, 100 anni fa c'era la preghiera per il ritorno all'interno di una chiesa, almeno nella Chiesa cattolica. Con il concilio c'è stata questa apertura, ma preceduta in modo profetico, per esempio da Baudouin, Couturier, poi si può citare ancora Thésée in ambito protestante, cioè dei movimenti che hanno portato a arrivare a una preghiera comune dei cristiani. Questo però non può essere il punto d'arrivo, e qua nasce forse il disagio, cioè il punto d'arrivo deve essere un'unità cristiana, si riconosce quando c'è la condivisione della mensa eucaristica, quindi per arrivare a questo è necessario, almeno per le chiese, che ci sia anche un accordo nella teologia, nel modo di credere. Allora, ci sono, a partire per la Chiesa Cattolica, dal Vaticano II, per le altre chiese anche prima, dei dialoghi teologici che continuano anche da molti anni, molti decenni, alcuni secoli. Questi dialoghi teologici ogni tanto arrivano a un punto fermo. Per esempio il dialogo con gli anglicani, Garkich, aveva avuto dei documenti molto importanti sulla natura della Chiesa e del Ministero, Venezia 82, quando la Chiesa anglicana ha cominciato a ordinare le donne, il Vaticano ha fermato tutto. Per cui tutti questi accordi teologici non sono stati ratificati e sono fermi lì. E lo stesso sta avvenendo tra anglicani e ortodossi. Tra ortodossi e cattolici il punto che ha fatto fermare tutto non è stato teologico, ma è stato il crollo del comunismo. Prima ne ho accennato, invece di ritrovare uno slancio per l'unità hanno cominciato a picchiarsi in modo non metaforico. E quindi il punto d'arresto adesso è proprio quello di un impasse. Allora, il cardinale Casper ha ripescato quest'idea dell'ecumenismo spirituale, che dà un po' l'idea di questa super preghiera. E lì appunto bisogna fare chiarezza, cioè l'ecumenismo spirituale non può essere semplicemente un dire cerchiamo di avere dei buoni rapporti, di buon vicinato, ma cerchiamo nella preghiera le risorse per andare veramente avanti. Allora andare veramente avanti significa andare a fondo nel dialogo teologico, e qui ho ragione, vedere quali sono i passi indietro da fare. Nell'Utunum Sint Giovanni Paolo II diceva appunto vediamo insieme, preghiamo insieme anche ripensare l'esercizio del papato,
Poi la Chiesa Cattolica ha continuato ad andare per la sua strada, non ha ascoltato molto gli altri. Allora probabilmente per fare dei passi avanti bisogna riscoprire una preghiera anche dell'ascolto dell'altro, cioè ascoltare quello che l'altro mi dice. Per fare un passo indietro nello spirito del Vangelo posso anche ascoltare la correzione che mi viene dal fratello o dall'altra chiesa. Ecco, penso che questo è un po' il nucleo dell'ecumenismo vero, e che è sempre un problema. C'era Emiliano Castro, il presidente del Consiglio Ecumenico delle Chiese, che negli anni 70 diceva: a noi fa problema in realtà pregare per l'unità, perché quando preghiamo per l'unità tocca qualcosa che noi dobbiamo cambiare noi stessi. Possiamo pregare più facilmente per la fame nel mondo, per la pace, che riguarda gli altri, ma non preghiamo tanto volentieri per l'unità. Ecco, allora se la preghiera ecumenica diventa una preghiera per l'unità in questo senso, allora sì, aiuta a fare dei passi avanti. Cioè, e qui una parte che non ho esposto per brevità, una preghiera che trova la sua verità nell'etica, nel fare, cioè anche nel Vangelo, non chi mi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio. Allora, fare la volontà vuol dire fare la verità, c'è questa espressione in Giovanni, in Efesini, facere veritate in caritate, fare la verità nella carità. Allora, il cristiano è chiamato a dare la verità della sua preghiera, quando nell'Eucaristia, per esempio nella preghiera eucaristica, prega che tutti siano radunati, questa verità, la verità della preghiera diventa una verità di una prassi. Quindi c'è questo invio nella prassi, la preghiera diventa evento nella vita quando si traduce in una prassi. E questo fa problema, e questo in realtà ancora non avviene. Allora ci sono tutte le discussioni sulla tradizione, sulle preghiere artificiali, eccetera, però credo che il problema sia lì. Alcune tensioni che sono venute fuori, ecco, da una parte c'è una preghiera che forma l'identità, potremmo dire, perché è quella che permette, come dire, di confessarsi cristiani e quindi di mettersi in qualche modo in discussione, è quel minimo comune multiplo in cui ci si trova, da cui si può partire, ma la preghiera ecumenica in qualche modo deve mettere anche in crisi l'identità stessa confessionale che, tra virgolette, caratterizza in modo forte ciascuna confessione cristiana. Quindi c'è questa doppia tensione in qualche modo da mantenere: da una parte c'è un'identità che deve essere salvata, dall'altra c'è un'identità che deve essere recuperata, rivalorizzata, in qualche modo riscoperta. E ritorna forse in questo un po' la dialettica, la tensione tra la preghiera di lode e la preghiera di petizione, cioè non si tratta tanto di chiedere l'unità quanto quella di rivolgersi a una presenza in modo che dall'ascolto nasca l'unità. Quindi c'è una tensione da mantenere, tutto sommato, almeno come mi è parso di aver capito dal tuo intervento. Sì, effettivamente, come ha giustamente detto, che c'è una tensione tra le diverse identità. Un documento molto importante del gruppo di Dombe, che tra l'altro è nato insieme all'iniziativa di Couturier, era per la conversione delle chiese, dove definiva tre livelli di identità: un'identità confessionale, un'identità ecclesiale e un'identità cristiana. Ecco, queste tre identità dovrebbero arrivare a coincidere, dovrebbe essere in un rapporto dialettico, ma che tende alla coincidenza, cioè l'attaccamento deve essere sì anzitutto all'identità cristiana, quindi al Cristo che
attrae all'unità. In questa identità cristiana io trovo anche l'identità della Chiesa che mi ha generato a Cristo e l'identità della mia tradizione, perché anche le preghiere hanno una componente storica, una componente tradizionale che non si cambia in modo arbitrario. Per cambiare la liturgia c'è voluto un concilio di tutta la Chiesa Cattolica per cambiare qualcosa. Adesso invece queste tre identità, diciamo adesso negli ultimi 20 anni, tendono ancora a separarsi, quindi tende ad avere il primato l'identità confessionale. E quindi solo nell'identità confessionale io vedo la mia identità ecclesiale e vedo la mia appartenenza a Cristo. Ma in questo modo, se io leggo le altre identità attraverso la mia identità confessionale, non riesco a riconoscere gli altri, non riesco a riconoscere le altre confessioni. Vedrò solo le differenze. Vedrò, per esempio, che se una chiesa ordina le donne, beh, non sono cristiani, sono... Bene, allora una breve pausa fino alle 4:30.